Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Amber di Dragon Slayer TV. Piccola premessa ragazzi, prima di cominciare con questo video. Andremo a vedere dei replay nella TV Royale con il drago infernale, quindi non sono io ad attaccare, ma andrò a fare un'analisi dei deck e dei replay direttamente già presenti di altri giocatori nel gioco. Perché io ragazzi ancora non ho il drago infernale, è appena uscito oggi, ok? Ho fatto un breve chest opening ragazzi personale con 4 magical, non sono riuscito a fare di più, ma purtroppo del drago infernale niente. Ragazzi, piccolo messaggio rivolto a chi di voi vuole aiutarmi per portare chest opening, per riuscire a trovare le nuove carte come il drago infernale. E come sapete tra poco avremo anche, tra 14 giorni avremo anche il golem di ghiaccio. Ragazzi, per chi di voi vuole aiutarmi a raggiungere punti sull'applicazione Cash for Raps, che serve ragazzi per ottenere gemme gratuitamente tramite il download di offerte giornaliere, quindi ricevete punti e poi potete azzeccarvi una gift card. Per chi di voi ragazzi vuole anche solo aiutare me per riuscire a raggiungere punti e riuscire dunque a shoppare e ad aprire nel gioco le casse, qui sotto trovate ragazzi il link di Cash for Apps. Basta solamente che scaricate anche questa applicazione che si chiama Cash for Apps dal link qui sotto in descrizione, scaricate anche solo un'offerta, ovvero un'applicazione da Cash for Apps, e la chiudete dopo 30 secondi ragazzi e mi avrete aiutato tantissimo. Quindi solo per chi vuole ragazzi, per chi non vuole invece e vuole ad esempio continuare a scaricare offerte per riuscire a raggiungere anche lui la gift card, anche perché raggiungere una gift card da 10 per iTunes o anche per Android ci vuole veramente poco, può farlo tranquillamente. Vi ringrazio e cominciamo subito con questo super video interessante, via! Cominciamo subito ragazzi, dunque immediatamente andiamo nella TV Royale, nell'arena numero 7 se non erro, no scusate, in arena numero 8, dopodiché vedremo uno in arena numero 7. Ragazzi, qui scorrendo un po' giù troviamo questo qua con 679.000 visualizzazioni, tra l'altro le altre sono tutte 21.000, 14.000 eccetera eccetera. Partiamo subito ragazzi con questo replay e facciamo dunque una breve analisi, ma prima partiamo un attimino con il deck che Connor si è portato. Gigante Royal, quindi cancro immediatamente, drago infernale chiaramente livello 1. E signori, ha portato anche giustamente la principessa, la scarica e gli spiriti di fuoco. Tra l'altro anche la furia, che secondo me ragazzi poteva sostituire con un'altra truppa magari per aiutare il drago infernale. Comunque anche la furia non è male, visto che comunque è molto d'aiuto. Allora ragazzi, perché gli spiriti di fuoco, la scarica e la principessa? Giustamente perché come sapete nel video di ieri dallo sneak peek vi ho detto che il drago infernale si può fermare molto molto facilmente con delle truppe piccoline come goblin, spear goblin, scheletri, e per killare, per uccidere 3 goblin il drago infernale ci mette signori 8 secondi e sono veramente tantissimi. Dunque la principessa da lontano lo aiuterà moltissimo il nostro drago infernale a far fuori queste truppelle, idem la scarica in maniera proprio istantanea e ragazzi idem gli spiriti di fuoco. Quindi un deck strutturato in maniera già molto positiva, molto molto buona. Cominciamo subito ragazzi a andare su guarda e vediamoci i replay e facciamo questa piccola analisi direttamente qui in live. Eccoci qua ragazzi, contro un cinese comunque, adesso non so come si chiama. L'altro giocatore chiaramente non si aspetta chissà quale deck con il drago infernale, però lo sorprenderà. E infatti signori, vediamo un pochino che adesso entrambi aspettano di caricare 10 di Elisir. Uno manda la Valkyria, uno manda ragazzi la Valkyria e l'altro invece l'estrattore di Elisir. Anche qui ragazzi l'estrattore sarà molto d'aiuto per sbloccare tutte le truppe che andranno ad affiancare il drago infernale. Ecco il drago infernale da una parte ragazzi, dall'altra parte il domatore e principe, che sembra già significare addio alla torre di Connor. Ma mentre dall'altra parte lui non si preoccupa neanche di cosa c'è dall'altra parte, perché ormai si sta distruggendo tutto quanto. Mentre dall'altra parte fa fuori la Valkyria tranquillamente col suo sgherro, col mega sgherro scusate, e il drago infernale butta la furia ragazzi, vede che è già vicino alla torre, quindi decide di buttarci la furia e tentare a distruggere la torre. Ecco qua ragazzi, un secondo, 2, 3, 4, attenzione ragazzi, 5 secondi e ha fatto fuori la torre avversaria. Come sapete signori, i primi 2 secondi dell'attacco del drago infernale toglie 70 danno per secondo, i 2 secondi successivi tolgono 250 danno per secondo e a 4 secondi invece parte il danno per secondo equivalente a 870. Attenzione ragazzi, fa fuori la truppa tranquillamente con il mega sgherro, attenzione mega sgherro e drago infernale, quindi una buona coppietta. 2, 3, 4, 5 e anche qui ragazzi 5 secondi dunque possiamo dire per far fuori la torre avversaria con il drago infernale. Ottimo ragazzi, fantastico. Guardate qui che siamo ovviamente finiti in TV Royale, perché come vedete la torre principale sta a 168. Ok, siamo giunti al punto in cui manda il drago infernale, che si trova quindi a metà campo, lo sta indirizzando verso la torre principale chiaramente, mette il cannone e ragazzi affianca il drago infernale con il gigante Royale, il peggio cancro. Qui vedete ragazzi che risponde il nemico con degli sgherretti e giustamente Connor ha mandato gli spiriti di fuoco, che guardate tra pochissimi secondi avrà molta fortuna perché gli rimane uno spirito e gli fa fuori gli altri copie. 3, 4, 5, 5 secondi signori e ha fatto fuori anche la torre
principale, che era praticamente full vita. Incredibile ragazzi, è una truppa veramente molto molto buona, ma in questo caso l'avversario cinese o giapponese non è riuscito a contrastare bene il drago infernale, infatti non è stato bravo e c'è stata molta fortuna. Ma per farvi vedere ragazzi e darvi già qualche numero per questa breve analisi con il drago infernale, andiamo subito a vederci ragazzi un altro replay, sempre con questa nuova truppa leggendaria che spero di riuscire ad ottenere molto presto. Ragazzi, un bel like se vi piace questo video, magari ve ne porto altri appena trovo dei replay e faccio delle analisi magari anche ancora più approfondite sui deck, sui replay nella TV Royale. Mi raccomando ragazzi, qua sotto nei commenti, come detto all'inizio video, se volete che io provi a fare un chest opening grazie a voi, trovate qui sotto il link di Cash for Apps. Andiamo quindi su Arena 7, signori, e troviamo qua ragazzi, se non sbaglio erano due replay, forse solo uno, quello là sopra che ho visto. Ok, solo uno. Questo qua non l'ho ancora visto sinceramente, quindi andiamo a commentare il live e magari andrò a fare le piccole pause. Andiamo quindi, abbiamo Reeves contro un altro cinese, signori. Allora, Drago Infernale livello 1 con il mastino. Questa volta, signori, deck mastino, lavico e Drago Infernale e Baby Dragon. Ecco ragazzi, questo è un deck che volevo assolutamente portare, a cui ci avevo già pensato, appena avrò trovato il Drago Infernale. Andiamo subito a vedere dunque cosa succede. Tra l'altro veleno e fulmine e anche il principe nero e mega sgherro. Andiamo subito su guarda ragazzi, questo sono molto curioso più di quello di prima. Allora, vediamo un pochino ragazzi, vediamo un pochino. Allora, chi parte dei due aspettano chiaramente di raggiungere 10 di Elisir entrambi. Barile dei Goblin da parte del cinese, signori. Principe, ok, che attacca subito i suoi piccoli Goblin. Quindi vediamo già ragazzi che il nostro cinese c'ha dei Goblin che potrebbe dar fastidio ovviamente al Drago Infernale. Attenzione, Baby Dragon e Principe. Ancora non utilizza il Drago, eccolo qua. Drago Infernale dall'altra parte, mentre dall'altra c'è Baby Dragon con Principe Nero. Vediamo se riesce ad andare senza alcun problema. Ok, 2 secondi se li fa, quindi danni per secondo è riuscito a raggiungere circa i 250. Mago più domatore da parte dell'avversario, quindi contro Reeves. Mega Sgherro, anche se avrei aspettato, anzi no, giusto, ha fatto giusto. Ok, Mega Sgherro da parte di Reeves, mentre gli scheletrini qua stanno arrivando verso il nostro giocatore Chai cinese. Ok, vediamo se fa la coppiata ragazzi con Mastino Lavico e Drago Infernale, sono molto curioso. Intanto mettiamo un attimo in pausa perché voglio fare una piccola analisi dettagliata, quindi vediamo un pochino. Allora, il cinese manda ragazzi il gigante scheletro, mentre, ok, è pronto a mandare 10 di Elisir, quindi manda ovviamente il Mastino Lavico dall'altra parte, signori. Nonostante abbia 1300 di vita nella sua torre, Mastino Lavico, signori, accompagnato da Drago Infernale, che però decide di non mandarlo nella stessa direzione del Mastino. Attenzione, quindi giustamente ha deciso di andare ad attaccare, a far fuori, grazie al suo danno che è simile a quello della torre infernale, come già detto, contro il gigante scheletro. Via, vediamo con il replay, vediamo cosa succede. Allora, vediamo quanti secondi ci mette. Giustamente manda anche il barile dei goblin. Attenzione ragazzi, intelligente da parte del cinese per distrarre un po' il drago infernale, ma non ha fatto in tempo, è stato troppo lento. Infatti, come vedete, è andato già ad attaccare il gigante scheletro. Quindi, un errore ragazzi da parte del cinese contro Reeves. Quindi, come vedete, il drago infernale sta attaccando, ha già cominciato l'attacco contro il gigante scheletro. Vediamo quanto ci mette, 3, 4 secondi, circa 4 secondi ragazzi, però purtroppo la torre, no, 72 di vita. Intanto ragazzi di là c'è il mastino contro l'orda di sgherri, quindi non riusciamo chiaramente ad attaccare con il mastino lavico. Ok, principe nero da parte di Reeves con dietro il drago infernale, provare ad attaccare senza distrazioni grazie al principe nero, ma non ce la fa. Baby Dragon con il Mega Sgherro, ok, non sta giocando come io vorrei sinceramente vedere la coppietta con Baby Dragon e Drago Infernale, oppure Mastino con Drago Infernale, ma vabbè. Vediamo un pochino che se 72 di vita rimane a Reeves, che il Mega Sgherro praticamente non fa molto, attacca solamente poco il suo mago, il mago del cinese. Attenzione, doppia produzione, vediamo un pochino, barile dei Goblin e domatore e mago da parte del giocatore cinese. Principe Nero, anche se sinceramente l'accoppiato con Principe Nero e Baby Dragon non è sto granché, perché non è che possa fare molto, soprattutto contro barile dei Goblin, Spear Goblins già arrivati quindi alla torre. Ma decide ancora una volta di distrarre il tutto quanto con Mega Sgherro da una parte, con ovviamente Principe Nero e Baby Dragon, e dall'altra parte il Drago Infernale. Ancora una volta ragazzi usa questa tecnica della distrazione. Vediamo cosa succede. Intanto gigante scheletro dall'altra parte. Attenzione, mi dispiace, ma purtroppo il Drago Infernale con i Mega Sgherri non può fare chissà cosa. In questo caso poteva utilizzare la Scar, anzi neanche, no. Ha utilizzato la veleno però, è stato bravo, ha utilizzato la veleno ma non ce l'ha fatta in tempo, visto che il Drago Infernale era da solo, e questo è stato un altro piccolo errore. Attenzione, Mastino Lavico con Principe Nero. Vediamo cosa succede. Intanto lì il domatore con i piccoli Goblin.
Ma Ghetto, buttala veleno già adesso, anche se avrei aspettato a mandarlo. Anche se avrei aspettato a buttarlo, magari ad accompagnare con il nostro drago infernale. Attenzione, due torri fatte fuori, anche qui siamo vicino all'altra torre fatta fuori. Vediamo se i piccoli cucini... No, non riescono a farlo. Ok, no, non riesce a distruggere la torre. Ok ragazzi, una bella partita, anche se non bellissima sinceramente, perché io avrei usato il deck in un'altra maniera. Spero di poter portare dunque, come detto prima, un deck con il mastino ragazzi e il drago infernale. Fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, e se avete qualche suggerimento secondo voi per quanto riguarda un deck col drago infernale, se volete scrivermi anche la strategia. E noi ragazzi ci vediamo prossimamente con un altro nuovo video. Ciao ragazzi.